breve dare una notizia che voi tutti aspettate, quindi l'intitolazione delle due lance d'oro del 2017. Allora, per la giostra del 17 giugno avremo l'intitolazione, quindi la giostra dedicata a San Donato, a Giuseppe Mancini. Per quello che riguarda invece la giostra della Madonna del Conforto, la nostra, se mi permettete, giostra storica, quella di settembre, che quest'anno si correrà il 3 di settembre, dedicata alla Madonna del Conforto, è invece intitolata a Dante Viviani, che è l'architetto al quale si deve la facciata neogotica del Duomo di Arezzo. Quindi anche questa è una forte simbologia che lega il Saracino alla nostra cattedrale. È stato il chiostro di Palazzo Cavallo ad ospitare la cerimonia di premiazione dei giostratori e la presentazione delle dediche delle edizioni 2017 della Giosta del Saracino. Palazzo Cavallo ha ospitato il mondo giostresco, che si è ritrovato per un momento solenne in cui sono stati consegnati riconoscimenti a tutti i cavalieri, titolari e non, che hanno affrontato il Re delle Indie nelle passate tre edizioni. Durante la cerimonia è stato annunciato anche il nome del vincitore della terza edizione del premio Fulvio Tului, riconoscimento assegnato al quartiere che ha sfilato meglio nelle passate edizioni. A portare a casa il prestigioso riconoscimento, i gialloblu di Santo Spirito e Giallo Cremisi di Porta del Foro. Consegnati anche altri tre premi, quello alla carriera a Don Alvaro Bardelli, parroco della cattedrale, da sempre vicino al mondo della giostra, e due targhe alla memoria donate alla famiglia di Guido Ciuffini Raffaelli, storico capitano di Porta Crucifera recentemente scomparso, e a quella di Enzo Pecchi. Sarà in loro onore che verranno corse le due edizioni 2017 della prova generale, rispettivamente il 15 giugno e il 1 settembre.